Attenzione, questo è un retroporto, un passaggio di Gavioli per João Pinto che non manca la porta, ma lì purtroppo abbiamo Veludo, ecco la rete. La rete è di Pozzato, che da posizione centrale prima aveva un po' fatto le prove generali, adesso ha trovato il gol del vantaggio del Bassano. Ci prova adesso Gioele Piccoli, ancora Veludo, la pallina è calciata da Mendez, ancora Veludo. È un muro a questo punto, speriamo. Attenzione qui, un viene fischiato un blu diretto a Maragoli. E quindi abbiamo Guimarães contro Stefano Zampoli, 10:41 all'intervallo, 1-0 per il Bassano che va per il raddoppio. Tutto è pronto, parte Guimarães, la conclusione, la respinta di Zampoli che para e devia la pallina in tribuna. Quindi nulla di fatto per il Bassano, grande giocata, grande parata da parte di Zampoli. Entra il capitano João Pinto, il rinforzo è arrivato e quindi si apre subito il gioco dei padroni di casa. Attenzione che riesce! Ed è riuscito João Pinto, appena toccata la prima pallina, a perforare questo bravissimo Veludo che finora era riuscito a neutralizzare qualsiasi tentativo del Trissino. João Pinto gira retroporta, un'accompagnata abbastanza bassa che però è sfuggita, e quindi 1-1 il risultato. E attenzione a questo possibile 3 contro 2 del Bassano con Pozzato, gli dice di no Zampoli sul primo palo. Che intensità adesso, c'è spazio per Maragoli, stavolta sorprende Veludo, 2-1 Trissino. È arrivata la rete, la seconda rete del Trissino. Gavioli, Maragoli, scarico di Maragoli, il palo, si arrabbia molto Veludo, ma il Trissino ha avuto una ghiottissima opportunità, no. E c'è il gol del Bassano. Questa pallina con gioca Guimarães che pareggia i conti, che è stata deviata in maniera veramente casuale, poi insomma un po' a flipper. Il Bassano riesce a pareggiare, e peccato per Gioele che non è riuscito a trovare la conclusione felice per questo triangolo veramente pregiato. E intanto viene fischiato un tiro diretto al Trissino. Cocco va nell'uno contro uno, ci prova, lo punta, alza e schiaccia, poi Veludo gliela para. È anche un po' sfruttato quello, certo, che è successo a Vercelli, e di conseguenza hanno provato la rete intanto di Jordi Mendez su assist di Gavioli. Assist di Gavioli, è riuscito a liberare quei 2 centimetri che normalmente bastano a Jordi Mendez per trovare il pertugio. E il Bassano è ringhioso in fase difensiva, 13 secondi, prova ad addomesticarla il Trissino, la butta lontano, c'è Cocco, 7 secondi alla fine, area di rigore e Maragoli la chiude con il gol del 4-2 su assist di Cocco. A 0-3 secondi dalla fine il Trissino riesce alla faccia di tutte le statistiche di completare un campionato imbattuto.